io sono Luca, sono qua in Valsusa da 7 anni ormai e insieme ad altri amici abbiamo cominciato un progetto di difesa, recupero del territorio. Quindi abbiamo deciso di prenderci cura della montagna, in particolare di questa che rischia di essere saccheggiata e distrutta, e di prendercene cura a 360 gradi. Quindi, come vedete, ci sono i cavalli, ci sono le capre, abbiamo frutteti, orti, le api, e abbiamo recuperato anche un sacco di vigne che si trovano a Chiomonte dentro al cantiere dell'alta velocità. Quindi all'inizio non potevamo entrare in questo cantiere, poi col fatto che lavoravamo le vigne abbiamo avuto il permesso di entrarci e adesso siamo presenti praticamente quotidianamente con le api, con le vigne, con pranzi, con altri progetti. Quindi abbiamo anche fatto in modo che i prodotti che produciamo venissero conosciuti in giro, partecipiamo a fiere per tutta Italia, stiamo cercando proprio di far conoscere la Valsusa anche attraverso i suoi prodotti. Per noi questa è una forma di lotta, nessuno di noi faceva il contadino, nessuno di noi sapeva mungere, fare il vino, è proprio un percorso di resistenza che abbiamo fatto e i nostri prodotti sono proprio il frutto della nostra lotta. Quindi, facendola brevemente, la repressione in Valsusa, come sappiamo, è molto forte e quest'estate addirittura sono venuti in vigna i Digos a portarmi un avviso orale. L'avviso orale è scritto, si chiama avviso orale ma è scritto, ed è firmato dal questore, dove praticamente ti avverte, ti intima di comportarti bene. In più nell'avviso orale c'erano delle prescrizioni, queste prescrizioni prevedevano che non potessi avere un coltellino, della benzina, armi giocattolo, mezzi di radiocomunicazione, insomma un sacco di restrizioni che con il mio lavoro da contadino erano assolutamente intollerabili. Nonostante ciò non ho fatto ricorso a questo avviso orale, invece avrei potuto farlo al TAR e avrei anche avuto i presupposti per vincerlo, visto che questo avviso orale era illegittimo, quindi non ho fatto niente e dopo qualche mese mi si sono presentati a casa i carabinieri dicendomi che la mia patente era revocata in quanto io non ho più i requisiti morali. Io non ho processi in corso, sono andato al casellario e non risulta nulla, carichi pendenti non risulta nulla, e quindi è una misura vessatoria, repressiva, grave, perché io facendo questa vita e facendo il contadino ho assolutamente bisogno di guidare il trattore, di guidare la macchina, vivo in cima a una montagna dove neanche mi puliscono la strada e ritrovarmi senza la patente è una misura punitiva, grave, per me forse anche più del carcere, perché forse io preferirei andare 2 o 3 mesi in carcere che non rimanere 3 anni senza patente, perché rimanere 3 anni senza patente vuol dire non lavorare. Le mie vigne sono, come ripeto, la maggior parte dentro la zona rossa, quindi io per accedere alla zona rossa devo passare dai checkpoint dei carabinieri, che sono quelli che mi hanno tolto la patente, quindi io effettivamente non posso andare a lavorare. Mentre in un'altra situazione agricola uno che ha le vigne vicino a casa può comunque accedervi col trattore, io per accedere alle vigne devo passare da sto cazzo di checkpoint e senza patente non posso lavorare.